Buongiorno naviganti, continuiamo a ricordare la figura di James Randi oggi con un argomento che lo divertiva, oltre a farlo arrabbiare molto, insomma, e cioè lo spostamento di oggetti senza toccarli. Lo divertiva nel senso che spesso i trucchi erano molto ingegnosi, come vedrete, utilizzati dai falsi sensitivi, però lo faceva arrabbiare naturalmente quando queste cose venivano presentate come facoltà paranormali inspiegabili. Oggi vedremo due esempi in particolare. E lo faremo, insomma, utilizzando un suo intervento molto speciale alla TV italiana. Allora, il primo intervento che vedremo riguarda le affermazioni di un ragazzo americano, James Heidrick, che sosteneva di poter muovere davvero degli oggetti senza in apparenza fare nulla, senza toccarli sicuramente. Vediamo un pezzettino della sua esibizione. Il secondo numero, chiamiamolo così, invece è un classico del paranormale, dello spiritismo, che in anni più recenti è stato ripreso addirittura da Uri Geller, il sedicente sensitivo ormai un po' sparito dalle scene, ma che insomma fino a qualche tempo fa sosteneva di poter fare questo tipo di cose grazie alle sue facoltà paranormali. One of the things that I became well known for is moving a needle of a compass with the power of my mind. Now, I must tell you that what you're about to see here is real. It's an energy that I think we all have. And this is what I do, very simple. I clench my fist like this and I say in my mind, move. Move! Let's try it again. It moves very little. Help me because I need, in a way I need your energy. Let's go. One, two, three. Go! Move! Left! Go! Come on, go! Okay. Ecco, adesso abbiamo visto sia Heidrick che Geller eseguire due esibizioni, due numeri, due dimostrazioni sicuramente non paranormali, dove sembra però che non stiano facendo nulla di sospetto, no? Se non che quando le osserva queste esibizioni un esperto come Randi, si accorge che qualcosa di sospetto c'è e come. Dunque oggi vedremo come Randi ha in qualche modo spiegato in una maniera anche divertente entrambe queste dimostrazioni, come le ha ripetute anche in scena, in occasione di un programma televisivo. Stiamo parlando dell'inizio del 1989. Io avevo appena iniziato a collaborare con lui a distanza, non ero ancora partito per gli Stati Uniti, però avevo, diciamo così, lavorato dall'Italia e stavo collaborando proprio per questo specialone che gli ha dedicato Rai 3. In quell'occasione il programma si chiamava Alla ricerca dell'Arca e lo conduceva Mino D'Amato, che Randi chiamava per sbaglio Milo, lo sentirete che lui lo chiama Milo, e il traduttore poi invece dice giustamente Mino D'Amato. E quindi eravamo in questo programma, io ero dietro le quinte, non compaio in nessun modo, però ero lì che osservavo tutto e ho aiutato Randi a preparare tutta quanta la serata, che è molto lunga, ci sono diversi interventi, c'è un esperimento con un sensitivo italiano, c'è un esperimento con il pubblico a casa. Per noi vedremo questo pezzetto che riguarda invece proprio queste due dimostrazioni che abbiamo appena visto. Quindi io vi lascerei guardare questa selezione, insomma, di questa serata dedicata a Randi da Mino D'Amato, che, apriamo una parentesi, neanche un mese dopo circa ha invitato nello stesso programma Uri Geller, e quella è stata una partecipazione di Geller molto sfortunata. Magari dedicheremo in futuro una puntata proprio a questo argomento, perché in quell'occasione forse Geller non aveva un monitor, come si dice, un video dove vedere quello che le persone a casa vedevano delle riprese che venivano effettuate, e quindi
non avendo questo controllo si vedono alcuni trucchi, cioè si vede proprio quando fa il trucco, quindi è una cosa che è molto, che le, diciamo così, l'ha seccato moltissimo. Vabbè, ve la racconterò un'altra volta questa vicenda. Ora vediamo invece l'intervento di Randy, ospite di Mino D'Amato, alla ricerca dell'arca. Fate conto che il CICAP stava appena nascendo proprio in quei giorni, quindi Piero Angela stava mandando in onda tutta la sua indagine sulla parapsicologia, rinnovata, aggiornata, con nuove introduzioni, e si stava quindi cercando di far parlare anche della nascita di questa associazione. D'Amato poi ne parla anche nel corso del programma, e Randy era venuto in Italia proprio per sostenere e per aiutare proprio a far conoscere sempre di più il CICAP, insomma, che stava nascendo in quei giorni. Stava nascendo nel senso che ci eravamo già riuniti diverse volte nell'88, ma adesso avevamo firmato, insomma, la costituzione dal notaio, e avevamo già iniziato a indagare qualche caso. Questa apparizione televisiva di Randy rientra proprio in quel periodo in cui il CICAP nasce, il CICAP parte, e l'aiuto di Randy, come sempre, è stato molto prezioso. Buona visione. Ma un uomo che, dopo aver dedicato una parte della sua vita allo spettacolo, dopo essere stato uno dei maghi più conosciuti d'America, ha deciso di passare dall'altra parte e di utilizzare la sua tecnica per scoprire tutti quelli che vantano di avere poteri paranormali, tutti quelli che si avvalgono della credulità degli altri, tutti quelli che, grazie alla loro capacità di spostare, stornare l'attenzione in altre parti, riescono poi a far passare un trucchetto per l'espressione di una facoltà che noi non abbiamo, che noi esseri normali non abbiamo. Ho il piacere di presentarvi l'uomo che viene chiamato The Amazing, James Randi. Hi. Bene, James Randi l'avrete visto in molte trasmissioni di Piero Angela, e l'uomo che ha consentito, ha fatto da base, da fulcro di quell'inchiesta sulla parapsicologia di Piero Angela, che viene replicata dopo essere stata aggiornata in queste ultime settimane. Randi, per un attimo, e diciamo perché spesso attribuiamo a poteri paranormali quello che in realtà è una semplice abilità manuale. Vogliamo dare qualche esempio? Well, you see, it's very difficult to give molto difficile fornire degli esempi, perché molte persone hanno idee diverse, Mino. Alcuni dicono di poter volare, basta sbattere le braccia. Ecco, questo è molto facile da verificare, nessun problema. Però quando qualcuno dice di avere dei poteri di psicometria, allora è un altro paio di maniche. Il problema è che molti psichici hanno una determinata impressione e chiedono poi a una persona di far combaciare questa impressione alla descrizione. Certe volte funziona, certe volte no. L'esperimento di questa sera è un esperimento scientifico ed è a doppio cieco. Vogliamo far vedere un piccolo trucco che in qualche modo può aiutare a capire che cosa significa scoprire il trucco di cui si avvale qualche manipolatore di opinione, diciamo così. Questo esperimento è stato fatto negli Stati Uniti in uno spettacolo che si chiama Questo è incredibile. È un gioco molto facile. C'era una persona che aveva poteri paranormali e lui faceva questo. Diceva alla matita, con una voce molto calma, muoviti matita, e la matita si muoveva, come una bussola appunto. Ecco Mino, questo era un trucco che si trovava sulle scatole degli aggressivi quando ero piccolo. Ecco, basta fare come sto facendo io adesso. Molti scienziati mi hanno detto che questa prova... Ecco, molte persone hanno fatto questo trucco. Alcuni scienziati hanno detto che ci vorrebbero delle attrezzature che hanno un valore di migliaia di dollari per verificare. Ecco, secondo me non sono necessarie queste attrezzature. Nell'ambito di una trasmissione televisiva ho preso due pezzettini di carta. Ecco, questi due pezzettini di carta non valgono migliaia di dollari, come tutti sanno.
If the psychic had then done his trick of making the pencil turn, now this has nothing to do with it, by the way, the stroking the trousers has nothing to do with it whatsoever. Tutto questo non ha nulla a che vedere con quanto sto per dire. Comunque, è questo che avreste visto. Pronti? Muoviti, matita. Because he was simply blowing at a small piece of paper. Soffiava sul pezzettino di carta. Ecco, questo, diciamo, è uno dei sistemi messi a punto da James Randi per scoprire piccoli trucchi. Beh, dovete pensare che centinaia di sensitivi hanno vantato straordinari poteri con la conoscenza di questo piccolo trucco che poi due pezzi di carta erano in grado di svelare senza problemi. Io devo dire inoltre che c'è sempre la possibilità che qualcuno questa sera si presenti da me e questa persona abbia delle vere e proprie, dei veri e propri poteri sovrannaturali. Io sono sempre disposto a essere convinto. Ho qui con me una bussola. Mino, vorrei che una telecamera mettesse a fuoco appunto questa bussola. Ecco, abbiamo bisogno di una camera che riprenda possibilmente dall'alto la bussola che, come tutti sapete, indica sempre il nord. Ecco, faccio un allineamento. Vorrei chiederti, Mino, di muovere il tuo dito su questa bussola con moto circolare, molto lentamente. Io tengo il microfono. Ecco, lentamente ti chiederei di muovere in moto allora, dovrei circolare. Muovere il dito intorno alla bussola, però dobbiamo avere la bussola, ecco, inquadrata. Potete vedere che in questo momento il lago, la camera credo che dovrebbe venire ancora più avanti, è in grado di seguire il mio dito. Guardate come segue il mio dito. Adesso torna indietro e tende a riprendere la sua posizione naturale verso il nord. Riprovo di nuovo. Move around like this in a circle. I should concentrate. Con moto circolare. Mi devo, con moto circolare. Dice, naturalmente ti devi concentrare. Ecco, così, 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 forza. Si sta muovendo. Vedete, si sta muovendo. You lost concentration. Non sei più concentrato. La concentrazione. Now watch. Take your hand away. Guarda, adesso togli la mano e io farò tornare nella posizione normale. Ecco, basta fare così e il lago torna indietro e si ferma. E ha ripreso il suo nord, la sua posizione naturale. Ecco, sono stati girati migliaia di metri di pellicola, si sono riuniti decine e decine di studiosi in tutto il mondo per studiare uomini che vantavano di avere questo potere di distogliere l'ago della bussola dal suo alveo, dalla sua posizione naturale. Come è possibile questo in diretta qui dallo studio 5? It's not too difficult to do, really. Non è molto difficile. I will give you a clue because when ti darò un indizio. Quando sposto questa bussola lontana dal mio corpo, ecco, prendo una penna dalla mia tasca, ecco, il mio ginocchio ha una qualità particolare. Ecco, la penna rimane attaccata al ginocchio. Ecco, se metti qui il tuo dito, sentirai qualcosa di strano. No, la tua penna non funziona. La mia è di metallo. Quindi al di sopra del ginocchio di James Randi era nascosta una calamita. E questa. E quando muovevi la mano, tutti guardavano la tua mano, ma nessuno guardava il mio ginocchio. Adesso guarda questa volta e vedrai come faccio il trucco. Guarda bene l'ago della bussola. Ecco, mentre faccio questo, muovo anche il ginocchio, lentamente, e l'ago della bussola si muove. Poi rimuovo il ginocchio e la bussola torna in posizione. Quindi tutto è controllato dal mio ginocchio. Molto semplice, quindi. James, se è comprensibile che è un pubblico, diciamo così, distratto anche da tante altre cose, le luci o semplicemente il fascino del presunto Superman si lasci in qualche modo ingannare, com'è possibile che studiosi si lasciano ingannare, siano così ingenui da non capire quale potrebbe essere il trucco?
Gli studiosi ci cascano perché sono degli scienziati e quindi esaminano il tutto da un'ottica particolare. Io sono un mago, un illusionista. Il pubblico normalmente crede a ciò che dice lo scienziato. Gli scienziati cercano delle spiegazioni molto complicate. Con questo trucco della bussola hanno detto che sarebbero state necessarie attrezzature molto costose per rendere tutto possibile. Bastano 500 lire per comprare una piccola calamita e metterla sul ginocchio. Ecco, com'è possibile...